Episodio di WWEF Rising Song qui da Palatka in Florida. Subito Mancio e Michael Cole ti danno il benvenuto a un'altra entusiasmante edizione di Rising Sun, che inizierà con una, insomma, l'ingresso da parte ovviamente di Gary Johnson, visto che, insomma, settimana scorsa ha fallito l'opportunità di vincere il Best Superstars, il award, cioè il premio per il miglior superstar. Andiamo subito sul ring, quindi. Eccolo qui, David Johnson. Beh, questo non era programmato, cioè stava appena detto al momento, quindi non è una cosa già programmata. David Johnson dunque dovrà dirci qualcosa. Ragazzi, la strada per la Rumble è questa. Da oggi si inizia e si fa sul serio. Sì, poi ricordiamo che questa sera nel nostro main event ci sarà anche Apocalypse contro Bordieri per il titolo di campione WWF, il titolo massimo. E inoltre FMO andrà contro Chris Anthony per il titolo di campione internazionale. E inoltre, amici sportivi, per rendere la puntata ancora più ricca, il titolo di coppia sarà in palio: MCW e Dio Burcheri contro i campioni, i detentori, Vesa e Franco Palmieri. Un 2 contro 2 davvero interessante, perché sarà un nuovo disqualification match. So, ladies and gentlemen, the Royal Rumble, the only way to reach for WrestleMania 35. The only way to make history. Thor, Mancho, Victor, Bernie, FMO, John Jason, John Pranzo, Sean Philly, and many more went straight to WrestleMania. Many events where the most part of them got it to glory, where they reached for a part of their lives. And this year, another name maybe will be added to this list. And that name will be Diamantilla David Johnson. That's to say, myself. I think I can compete against everyone in the backstage. And even if most of you don't trust me, I don't give up, because I represent all the fans, all the people in this arena, not only my critics. And if someone does not agree, come here right now. E beh, qualcuno non sembra essere d'accordo. Da Slekon! Altro tempo, scusate, altra superstar, altra atleta, che ha perso nel match a 6 per la miglior superstar dell'anno. Alla fine l'ha vinto proprio il campione WWF, Bordieri, che dimostra una netta dominanza. Però questa sera andrà contro l'Apocalisse, e un match contro uno non sarà per niente facile. David e Slekon, come dice il nostro amico Michael Cole, i due possibili vincitori del Royal Rumble Match di quest'anno. Ragazzi, in questo stesso ring, grande inizio di puntata qui a Rising Sun.
I knew someone would be arrived here to mess with me. If you can't figure out yet, you're not the only one to compete in a match, damn it. I will be there too, and I'm willing to put on the stake, just like did the Masked Man. I know what it means to win the Rumble match, and know that it's the same for me. But there is a huge difference between us. I was a WWF World Champion, and like you, Montilla. What did you get until your arrival in WWF? Absolutely nothing. Nothing, that's the truth. Attenzione. Ebbè, attenzione di John Pranzo, the best king. Listen up, guys. I've already many jobs to soul in the spirit. And I want on you make that harder than ever. This is my law, this is my show. And if you want to prove who is better, do it in a WWF Rising Star ring. Tonight, that's why later you will take on against each other. Right here, right now, tonight. But later, no, now, later. Incredibile ragazzi, ieri arrivato un John Pranzo che detta legge, Dave Johnson contro The Slekon, tra poco qui a Rising Sun. And stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell done paid the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come on. Slow it down, baby, take a look. Blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your. Dopo il gran annuncio quindi di John Pranzo in versione sceriffo, d'altronde lui è il JM di Rising Sun e deve dettare legge, il must lay down the law, come direbbero gli americani. Andiamo al primo match della serata, mentre con le immagini andiamo a vedere il nostro main event che vedrà di Apocalypse contro Bordieri. Grande, grande match, grande main event, in palio il titolo di campione WWF. Torniamo però in diretta perché Willy Blade insomma vuole dimostrare a tutti di potersi riprendere facilmente il titolo. Non sarà in palio ovviamente il titolo oggi, sarà un match contro Alexandra, un'Alexandra che è più una diva, più una intrattenitrice anziché una lottatrice. Però insomma non è che su ring non ce ne sappia fare. Mi sembra una volta Mary Gossi l'ha battuta soltanto per conteggio fuori. Perciò con il Blade sarà anche una bella sfida questa, una sfida innovativa, nuova. Il Blade che ha perso il titolo femminile contro Pro Mary Ghost in quelli Death Sentence, ma chi alla Rambo probabilmente lo vorrà riprendere. Alexandra, la sua theme song Revolution, The Pennyways. Lei è più una diva, come potete anche vedere dagli indumenti. Non fa attraente, però insomma oggi si lotta, si combatte sul ring. Può dunque iniziare Alexandra contro Lil Blade, subito un pugno ma Lil Blade non si muove, Alexandra subito barcolla, una Lil Blade che vuole chiudere il match immediatamente secondo me. Infatti subito la prende, Cyrox Slam forse sì, con una delle sue tipiche manovre di potenza, sollevata con una grande forza, attenzione che anche Mary Gossi ha quelle manovre, attenzione qui Flap Jack! Oh mio Dio che forza Lil Blade, che forza Lil Blade! Però Alexandra qui non ci sta, attenzione, serie di calci, ancora!
ancora niente a fare, lui Blade dice no, tu devi stare all'angolo, non io. Mamma mia ragazzi, devastante, devastante. La sbatte contro il palo, poi la prende, German suplex, eseguito alla perfezione. È una Blade che sta stradominando, stradominando, però attenzione, e poi di troppo. Poi che fa qui, che fa qui? E si è qui, Alexandra qui la prende, niente a fare, lì vedo sgassone. Attenzione, crossbody, è velocissimo, oltre che potente. Ricossi l'ha battuta anche con una grande facilità. Qui tenta la manovra di sottomissione, ma mi sembra troppo, insomma, non può essere sottomessa in questo modo. Infatti Alexandra la lancia alle spalle a prendere la ricorsa. Attenzione, ancora qui Alexandra, qui ancora lei va con l'ex Sora. Perfetto, perfetta, ancora l'ha capita l'Ilbeta, e l'Ilbeta non è lì a correre le biciclette. Attenzione qui, ottavo stretch, può farla cedere, può farla cedere, attenzione, non ci credo, non ci credo, non ci credo, la può far cedere, la può far cedere, la può far cedere, ma Alexandra non è lì a correre le biciclette, la lontana qui la prende e sidewalk slam. Anche lei, anche lei, partenza qui, tenta, uno Frankensteiner ce l'ha, uno, ah, appena uno, soltanto conto di uno, poi va dal paletto, attenzione qui Alexandra, va segno ancora, la testa ancora qui, un calcio, un altro, Alexandra, vuoto qui, attenzione, attenzione, origina Zinna, non ci credo ragazzi, il match è già finito. Il match è già finito. Original Sin, il peccato originale della vampira di Lilith Blade, che va a chiudere il match. 1, 2 e 3. Troppo forte Lilith Blade. Alexandra da rivedere, perché insomma gravi pecchi anche dal punto di vista difensivo, soprattutto da quello. Ha tentato qualche mossa dal paletto, però qui ha sbagliato. Un pugno dritto sulla schiena, la va a prendere con troppa facilità l'Original Sinna. Manovra che su Mary Gossi non so se insomma avrà anche questo effetto, perché Mary Gossi non ha la durabilità, una corranza al posto della pelle. Eccola qui, Libere risulta, la, probabilmente non so quando ci sarà il rematch per il titolo femminile,